Io credo non esista questo livello vincere senza sofferenza. Nemmeno il Cesena vince senza sofferenza, figuriamoci noi. Contentiamoci della vittoria, dai. Il gol di pari è. Gol di pari non. La squadra in totale dominio, mi sembra, perché non c'era assolutamente la sensazione che loro potessero pareggiare con un gol con un cross da una linea laterale. Bisogna migliorare la fase non possesso, però è dall'inizio dell'anno, lo diciamo, e continuiamo a prendere gol. Cosa si porta via di buono dalla partita di oggi? Perché non era facile comunque reagire anche a livello emotivo dopo una sconfitta come quella con il Pineto. Dopo una sconfitta come quella con il Pineto è incredibile. Cioè che ammazza un toro, no? una sconfitta del genere. Invece i ragazzi si sono allenati bene l'altra settimana, come se avessimo vinto il Pineto. La vittoria di oggi io credo nasce proprio dalla settimana fatta dopo il Pineto. Sono contento, la seconda tripletta dei professionisti, per importanza metto davanti questa, perché forse per i gol più belli, dai. No, ma anche per il bisogno che avevamo di questi punti. Faccio i complimenti alla squadra perché un gruppo importante riesce a vincere queste partite. Oggi l'abbiamo fatto solo con la forza del gruppo. Prima della partita parlavo con qualche ragazzo un po' più esperto e dicevo non conta come, ma conta portarla a casa, quindi anche se fosse finita 6-5 non era un problema, nel senso bastavano i tre punti, questi sono stati, e godiamoci questa vittoria e pensiamo alla Juve.